Quando ero bambino tutti mi guardavano in maniera strana perché avevo questa passione per il macabro, per i morti, per le ossa. Mi ricordo che la prima cosa che volevo fare all'età di 5 o 6 anni era voler diventare da grande un becchino. Questa settimana Wonderland incontra Stefano Bessoni, ma per cominciare mainstreaming, viaggi multimediali tra i nuovi universi del fantastico. Immaginate un soldato, grande quanto un insetto. Stan Lee e Jack Kirby crearono i Fantastici 4 nel 1961 e solo un anno dopo, insieme a Larry Lieber, diedero vita ad Ant-Man. Entrambi sono arrivati al cinema con un solo mese di distanza, ma se è stata la prova generale per i ben 15 supereroi in arrivo nei prossimi due anni, i risultati non sono stati positivi. Uno sceno. Vuoi insegnarmelo tu? Dai, avanti! Figlio di una lunghissima produzione, Ant-Man era pensato da Edgar Wright per essere un film quasi autonomo dagli altri Marvel Movies, ma le pressioni per avvicinarlo all'universo cinematografico condiviso hanno finito per allontanare il regista inglese. Riscritto tra gli altri anche dal protagonista Paul Rudd, ne è venuto comunque un prodotto godibile senza troppe pretese, stentato nella prima parte, ma poi capace di risollevarsi e divertire. I vecchi tempi dei furti con effrazione sono finiti. Che vuole che faccia? Voglio che tu commetta un furto con effrazione. Logico. Merito di un protagonista che non è un supereroe, bensì un super ladro. Una piacevole variazione rispetto alla routine di minacce cataclismatiche da sventare a colpi di superpoteri. Routine invece del tutto abbracciata dal reboot Fantastic Four, anch'esso segnato da contrasti creativi insanabili. Il regista Josh Trank si è visto togliere il film di mano dalla Fox per ulteriori riscritture, tanto che molte scene viste nei trailer sono state espunte. Una cura drastica, forse peggiore del male, perché la nuova versione di questi eroi tra i più ottimisti della Marvel, esploratori dell'ignoto che si spingono in galassie lontane e in altre dimensioni, è stata avvolta in un'atmosfera plumbea e incastrata in un intreccio raffazzonato. Preparati per quello che arriverà. Cosa arriverà? Le risposte. Dello stile del regista di Chronicle, che ritrovava la terribile meraviglia del superpotere nello pseudo-realismo della tecnica found footage, rimane ben poco, e la sua intenzione di ispirarsi al body horror si distingue solo in una scena in cui Dr. Doom sembra uscito da Scanners. Massacrato dalla critica, il nuovo Fantastic Four è il peggior incasso recente per un film supereroico di una major, ma anche la ricetta Marvel-Disney, arrivata al 12° titolo, mostra segni di stanchezza e registra il proprio secondo peggior risultato. Tuffati nella serratura, Scott. Prendi la rincorsa da grande, ti tuffi da piccolo, poi riesci da grande. Di questo passo l'ingorgo di supereroi in arrivo potrebbe trasformarsi in un gioco al massacro, forse salutare, per un genere che in questi anni è sembrato invulnerabile come Superman. Dimmi, tu sanguini. Lo farai. Romano, 49 anni, Stefano Bessoni è un illustratore, animatore in stop motion e regista cinematografico. Dopo gli studi all'Accademia delle Belle Arti, collabora per alcuni anni con Pupi Avati, mentre parallelamente raffina la tecnica e la sua visione del fantastico realizzando cortometraggi. Con uno sguardo filtrato dalla lente del macabro, Bessoni si interessa di fiabe mostrando un'attrazione particolare per il Pinocchio di Collodi, i classici dei Grimm e il capolavoro di Lewis Carroll. Nel 2008 scrive e dirige il suo primo lungometraggio, Imago Mortis, thriller horror ispirato dall'ossessione per le immagini, la fotografia e la morte. Il successivo Crocodile, premiato a Sitges nel 2011, è apertamente autobiografico e mette in scena ancor più esplicitamente le passioni dell'autore. L'anatomia, la zoologia, il collezionismo, il mostruoso e gli omuncoli della tradizione alchemica.
A questi ultimi ha dedicato il primo libro, Homunculus, una filastrocca illustrata. Per lo stesso editore, dopo altri lavori fra cui Wunderkammer e Canti della Forca, nel 2014 pubblica Stop Motion, la fabbrica delle meraviglie, un manuale rivolto a chi desidera cimentarsi con la seducente tecnica di animazione. Il mio temperamento è tipicamente poco mediterraneo e sicuramente non italiano, in quanto ho delle passioni, ho un immaginario che non rientrano nella cultura tipica del nostro paese. Ho più un temperamento nordico con uno humor macabro anglosassone, con delle influenze della cultura tedesca, dei paesi dell'est, ma sicuramente non italiano, tant'è vero che quando ero bambino tutti mi guardavano in maniera strana perché avevo questa passione per il macabro, per i morti, per le ossa. Mi ricordo che la prima cosa che volevo fare all'età di 5 o 6 anni era voler diventare da grande un becchino. Per andare a cercare forse un qualcosa che potrebbe aver fatto scaturire questa passione sia per gli elementi macabri che poi per la passione successiva per il cinema, potrebbe essere il palinsesto, per esempio, che esisteva in alcune televisioni quando ero bambino, quando facevo le elementari e le medie. All'epoca c'erano le prime TV private, tipo Teletevere, TVR Voxon, e mi ricordo che quando tornavo da scuola trasmettevano proprio a rotazione e li ripetevano in continuazione tutti i film con i mostri della Universal, Frankenstein, l'uomo lupo, la mummia, un film che mi ricordo ero fissato, Le cinque chiavi del terrore, dei racconti con i tarocchi. Ecco, quello forse ha guidato un po' il mio immaginario. Il mio lavoro con le immagini è accomunabile concettualmente alle Wunderkammer, le camere delle meraviglie. Ho sempre collezionato oggetti, raccolto animali, teschi, cose che destano in me stupore e meraviglia, per conservarle ed esibirle in un mio personale museo del mondo. In fondo, poi, credo che anche il cinema sia esattamente questo. Quando lavoro utilizzo un concetto che mi piace accomunare alla Wunderkammer. Wunderkammer letteralmente significa camera delle meraviglie e è una sorta di spazio reale o ipotetico in cui uno mette tutto ciò che crea stupore e meraviglia. Poi chiaramente per me sconfina nel cinema. Il termine camera delle meraviglie è una cosa che mi fa riflettere perché in italiano, ma anche in altre lingue, la macchina da presa viene definita camera, quindi c'è questa doppia accezione, camera come contenitore e camera come qualcosa che riesce a catturare degli elementi che destano stupore e meraviglia. Quindi nel momento in cui inizio a lavorare su un progetto non mi pongo il problema su come poi racconterò in maniera espressiva quello che sto immaginando, quello che sto pensando. Diciamo che parte sempre da un'idea, da uno schizzo su carta, da una fotografia, da una frase, non è mai un qualcosa di sistematico e non mi pongo mai dei limiti. Carpe mortis suspectum, Roculus tuus. Imago Mortis è chiaramente il film più importante che ho fatto, se non altro perché è quello che è arrivato ad una distribuzione ufficiale. Aveva una produzione relativamente grande per l'Italia, con Medusa e Telecinco alle spalle, ma comunque relativamente piccola per quello che è poi il panorama del cinema fantastico. È un film, lo si evince già dal titolo, che nasce dall'esigenza di raccontare una mia ossessione, che è quella per la cattura delle immagini. Cioè io sono un creatore, un catturatore di immagini e non potrei assolutamente vivere senza immagini, perché appunto nel mio mondo immaginario
abbiamo parlato appunto di vari sistemi per cercare di esprimerlo, ma l'immagine è sempre al centro di tutto questo. Non posso pensare ad un qualcosa che non sia legato al visivo. E nel ragionare su questa mia ossessione ho cominciato a pensare ad una storia e pensare a un uomo abbastanza malvagio che secoli prima dell'invenzione della fotografia e del cinema aveva la voglia di catturare immagini della realtà. Che cosa avrebbe fatto? E quindi ho cominciato a studiare tutti gli esperimenti legati al precinema, alla fotografia, mi sono imbattuto appunto nel fenomeno della persistenza retinica, del fatto vero o non vero che potesse rimanere un'immagine dopo la morte, ci ho fantasticato sopra, ho mescolato elementi veri con elementi completamente inventati e ho inventato questa tecnica battezzandola tanatografia. Vede, vorremmo effettuare un esperimento sugli occhi della ragazza. Come lei probabilmente saprà, spesso l'ultima immagine vista dalla vittima prima di morire resta per parecchie ore impressionata sulla retina. Ora, con un procedimento difficile, ma non impossibile, si può fotografare questa immagine. Esperimenti effettuati in Germania, negli Stati Uniti e recentemente anche in Italia hanno dato risultati sorprendenti. Premetto che fino a dopo aver terminato i Mago Mortis non avevo mai visto Quattro Mosche di Velluto Grigio di Dario Argento e poi dopo vedendolo ho trovato invece delle similitudini abbastanza forti. Semmai ero stato un po', come si dice, impressionato da una scena che era su Wild Wild West, il film con Will Smith, dove a un certo punto trovano una testa dentro un campo e per capire che cosa era successo la girano, mettono degli occhiali per mettere a fuoco e vanno a proiettare l'immagine che era stata creata. Lo vidi, mi folgorò, lo dimenticai completamente, lo cannibalizzai perché presi degli elementi che poi sono entrati a far parte del mio immaginario e solamente dopo, quando mi appassionai alla stop motion e andai a rivedere l'Alice di Svankenmajer, dissi, oh cazzo, questa cosa l'ho già vista e in realtà fa parte proprio del processo creativo, quindi quello di prendere come una sorta di pianta carnivora, no? Uno prende, digerisce, mantiene solamente gli elementi nutritivi, sputa tutto quello che non serve e poi dimentica. Credo che sia una cosa lecita, però bisogna farlo in maniera appunto biologica, fisiologica, perché se lo si fa facendo un'indigestione poi si rischia di copiare e questo diventa molto, molto pericoloso. Chi sei? Come chi sono? Sono una fata. Senti un po', saprai far felice il povero Geppetto? Lui desiderava tanto un bambino. Tu saresti contento di diventare un bambino? Però devi essere un bambino per bene, buono, ubbidiente. Capisci cosa voglio dire? Lavorando su Pinocchio non potevo dimenticare la mia passione per la medicina, per l'anatomia, non potevo non contaminarlo col Frankenstein di Mary Shelley, col Golem di Meyrink e comunque andargli a creare tutto un corollario fatto di tutte quelle creature realizzate in maniera innaturale o portate dalla morte alla vita, perché Pinocchio in fondo è un diverso. È una creatura infelice che suo nonostante viene portata alla vita con i pericoli, con il suo essere diverso, con il fatto di non essere accettato. Se proprio andiamo ad analizzare, è una sorta di corrispettivo del Frankenstein. Frankenstein è più potente, è più grosso, è più orrorifico. Pinocchio, diciamo che è una creaturina più piccola, indifesa, però gli elementi in comune sono veramente, veramente tantissimi. Splendente con la sua lingua lunga da serpente.
quante volte mi sono detto, ma guarda che testa di cavolo che è st'attore, se fosse un burattino e lo potessi muovere io come voglio, probabilmente uscirebbe fuori qualcosa di molto meglio. Così qualche anno fa, quindi abbastanza recentemente, ho ripescato questa mia vecchia passione, ho cominciato a fare delle piccole sperimentazioni per Crocodile in particolare. In Crocodile ci sono le prime sequenze in stop motion che ho realizzato e lì ho cominciato a fare piccole animazioni, a costruire burattini, a tramutare le mie illustrazioni in pupazzi. Mi sono appassionato al punto che ho preso contatti con altri autori importanti tipo Barry Parps o altri che mi hanno raccontato un po' di cose, mi hanno spiegato piccoli segreti e da lì poi io stesso ho cominciato a fare dei corsi, ad insegnare la stop motion, fino ad arrivare a creare il primo manuale in italiano di animazione stop motion, su come realizzare le animazioni, ma anche su come fabbricare fisicamente i burattini. Quindi quello che oggi vado a cercare è un cinema che sia fatto di attori in carne ed ossa, ma contemporaneamente che possa contenere anche la stop motion. La stop motion, c'è da dire, ed è forse uno dei motivi per cui mi affascina tanto, è da considerarsi l'anima nera dell'animazione. È una sorta di sorellastra brutta, un po' come le sorelle di Cenerentola, dell'animazione tradizionale. Diciamo che c'è l'animazione tradizionale, quella disegnata, quella della Disney, poi c'è la sorella bella, quella che se la tira, che è l'animazione 3D, quella digitale, tutta plasticosa, luccicosa e colorata, e poi c'è quella sorellina brutta, stortignacola, un po' pelosetta, che è la stop motion. È stata sempre così perché in fondo la stop motion è quella forma di animazione che ti permette di animare cose morte. I primi esperimenti vengono fatti con bambole, vecchi pupazzi, animali imbalsamati, insetti. Nei paesi dell'est rimane esattamente così e quindi si fa questa cattiva fama di sorta di reanimator del mondo dell'animazione. E quindi viene usata o come supporto per gli effetti speciali o come forma espressiva per culture tipicamente introspettive, interiori, nere. Negli Stati Uniti, per esempio, non c'è assolutamente nulla, e in Europa, al di là dei paesi dell'est, o qualche cosa in Inghilterra, non c'è assolutamente nulla. Per salvare da questo destino la stop motion ci voleva l'arrivo di una fata, proprio come nella fiaba di Cenerentola. E questa fata a un certo punto arrivò. Aveva i capelli arruffati, era magra, allampanata, veniva da Burbank e si chiamava Tim Burton. Victor! Victor, devi aiutarmi, ti prego! Il fatto che Tim Burton porti l'animazione stop motion alla ribalta all'inizio degli anni 90 non è del tutto casuale, perché è proprio il momento in cui il cinema americano è completamente esaurito, va alla ricerca, soprattutto nel cinema di genere, di qualcosa da reinventare, non riesce a trovare assolutamente nulla di nuovo. È il momento in cui reiniziano i remake di tantissimi film, si fanno i prequel, si fanno i reboot, si fanno gli spin-off, cioè proprio una povertà di idee originali, e quando viene a mancare tutto questo si guardano intorno, da bravi manager si mettono intorno ad un tavolino e dice: come facciamo? Non sappiamo più dove trovare idee nuove, beh, puttiamo sulla tecnica. Cioè, se non riusciamo a raccontare qualcosa di nuovo, facciamo vedere qualcosa di nuovo. Ed ecco lì che da bravi businessmen come sono riescono a prendere
le idee di un Tim Burton. Tim Burton è un genio, ma è un genio inconsapevole, è un genio naif, tant'è vero che oggi lui stesso rimane in crisi perché non riesce ad andare a scavare nel suo profondo e non riesce a trovare quelle motivazioni che lo hanno portato a creare dei capolavori, perché all'epoca era un qualcosa che gli veniva istintivo. Mettendosi a tavolino da buon americano non riesce a fare la stessa identica cosa.